questa nuova serie del Fantagiro l'abbiamo voluta chiamare Fantagiro Seconda Ondata, senza voler offendere nessuno, ma perché il Fantagiro è nato proprio durante il primo lockdown o primo confinamento, con l'idea di intrattenere gli appassionati di ciclismo. E dopo 30 secondi abbiamo già perso il 50% del pubblico, quindi bene, da qui in poi rimangono solo gli affezionati. E quindi abbiamo pensato che sarebbe stato bello, durante questo periodo invernale, continuare le interviste con alcuni personaggi del mondo del ciclismo. E oggi con noi abbiamo Giada Borgato. Benvenuta. Ciao ragazzi. Benvenuta. Buonasera a tutti. Grazie. Giada Borgato è una ragazza molto interessante, perché oltre ad essere stata ciclista professionista, ora è anche commentatrice, quindi può offrirci un sacco di visioni diverse sul ciclismo. Un sacco di consigli. Anche un sacco di consigli per l'allenamento invernale. In inverno si fa riposo, ragazzi. Che allenamento! Ti avevamo chiesto di condividere con noi un piccolo tuo ricordo legato al ciclismo, che fosse collegato in qualche modo o alla tua esperienza da ciclista o come tifosa, quello che vuoi tu, che fosse particolarmente personale. Qui non ho foto purtroppo con me, perché ce l'ho tutte custodite a casa. Le foto più belle, dei ricordi più belli sono, devo dire, quelli di quando ero piccola, una piccola ciclista, perché ho iniziato a 6 anni da G1 e ho fatto tutte le categorie giovanili, insomma, poi ho corso fino a 25 anni. Però i ricordi più belli sono legati, insomma, diciamo, alle categorie giovanili, ma perché era ancora un ambiente molto familiare, e dove tra l'altro viaggiavo sempre tutte le domeniche con mamma e nonna, nei primi anni anche col fratello, perché abbiamo 4 anni di differenza, quindi riuscivamo a andare alle stesse gare. Papà invece era impegnato con la categoria juniors, perché era direttore sportivo degli juniores, e quindi il ricordo più bello sono i picnic prima delle gare, perché mia mamma era organizzatissima e quindi a casa preparava una bella pasta che poi 3 ore prima della gara ci fermavamo, trovavamo magari un bel giardino dove potersi appostare e si faceva una sorta di picnic, quindi poi si andava alla corsa, si passava una bella domenica, tante volte anche portavo a casa buoni risultati, e quindi i ricordi più belli, ora che ho smesso, li ritrovo in quegli anni lì, quando insomma andavo alle gare ed era tutto un divertimento. Poi di ricordi ce ne sono tanti, però dirvi, che ne so, il campionato italiano da elite è abbastanza banale, no? Mi piace ricordare gli anni da piccola, dove veramente mi sono divertita molto. Sì, racconti di queste trasferte in macchina o poi da più grande in furgone in giro per tutta l'Europa. Hai smesso giusto prima che arrivasse il World Tour, praticamente cambiasse moltissimo il ciclismo femminile. Tu in qualche modo ti sei ritirata forse anche perché effettivamente era un mondo molto duro da un certo punto di vista prima che entrasse World Tour. Sì, era un mondo differente rispetto ad ora, è cambiato moltissimo con l'ingresso del World Tour e l'ingresso delle squadre professionistiche maschile che sono venute a investire nel ciclismo femminile. Gli anni miei erano anni diversi. Guarda, ho visto anche un'intervista di Giorgia Bronzini pochi giorni fa, e lei stessa diceva di quanto sia cambiato il ciclismo. Lei ha anche qualche anno in più di me, per cui anche per lei ha avuto una carriera molto complicata, nonostante sia riuscita a raccogliere moltissimo in carriera, no? Però noi siamo state tra l'altro compagne di squadra, partivamo per le gare in Belgio o in Olanda in furgone, 1-2 giorni prima, quindi 10 ore di viaggio, in un furgone a gambe alte, ti giravi, ti rigiravi, quindi tu arrivavi alle gare che eri già travolto, dovevi arrivavi lì, facevi la gara, finita la gara, valigie di nuovo in furgone e via, si viaggiava tutta la notte e via verso casa, arrivavi al mattino stravolto, avevi bisogno di 3 giorni per recuperare e poi ricominciava tutta la tiritera di allenamenti per arrivare alle gare successive. Quindi, al di là, già il ciclismo è uno sport molto difficile e duro in sé,
Se poi vanno aggiunte cose come queste, ma poi al di là dei viaggi c'erano anche poi problemi legati all'economia, non si guadagnava più di tanto, soprattutto nei primi anni, quando passavi da juniores a elite ti veniva dato veramente poco più di un rimborso spese, quindi le ragazze dopo qualche anno qualcuna si perdeva, tante si sono perse. Solo del mio anno, cioè la classe 89, in gruppo attualmente di ragazze italiane non ce n'è più una. Se non sbaglio c'era Marta Tagliaferro fino all'anno scorso, anche lei dovrebbe aver smesso se non ho capito male, quindi classe 89 non ce n'è più una. Classe 88 idem, classe 90 ce ne sono pochissime e comunque erano anni dove ce n'erano veramente tante di ragazze che andavano forte, solo senza parlare di me, mi viene in mente Eleonora Patuzzo, che è stata campionessa del mondo juniores, passata tra le elite, è riuscita a battere donne come Judith Hart, che era una campionessa, ce n'erano tantissime, Gloria Presti, c'era Alessia Massacesi, campionessa juniores, campionessa italiana juniores, quindi tantissime che si sono perse purtroppo, e se avessimo avuto magari un World Tour, ma magari anche un qualcosa in più alla base, che ci avessero seguite di più, probabilmente avremmo ancora tante donne classe 89, 90, 88 in gruppo, anche Elena Berlato classe 88, purtroppo hanno smesso tutte ed erano ragazze veramente interessanti, con dei numeri sulle gambe, quindi erano anni difficili e purtroppo chi non faceva parte dei corpi dello Stato rischiava di perdersi, e così è stato per molte. Comunque sì, pur essendo arrivato a World Tour ci sono ancora molte ragazze, mi sembra di aver letto recentemente un quarto, che praticamente lo fanno come secondo lavoro, insomma, perché di solo ciclismo non riescono a vivere, ecco. Speriamo che nei prossimi anni il movimento cresca ancora. È la realtà, che comunque va detto, perché tante volte si parla che bello ora c'è il World Tour, stanno tutti bene, guadagnano bene. È vero in parte, perché come tutte le cose tante volte si tende a vedere le cose solo belle, però c'è sempre una fetta che ha ancora problemi a guadagnare qualche soldino, ma anche solo a correre, perché poi i soldi fanno sì che si possa andare alle gare o meno. Eh sì, con Davide spesso ho parlato di come in realtà lo sport sia davvero lo specchio della situazione sociale e economica dello Stato, no? Sì, tanto che se tu guardi il medagliere delle Olimpiadi, per esempio, per generalizzare un po', ti viene proprio fuori che le medaglie le vincono le nazioni che in quel momento lì sono le più avanzate. E la mia domanda è questa: io ho visto esplodere le inglesi dopo le Olimpiadi di Londra, e quindi potrebbe essere un'idea per rilanciare lo sport italiano, cercare di organizzare questi eventi di massa, oppure no? Quanto riguarda Londra, lì hanno fatto proprio una campagna mirata a innalzare il livello dello sport in Inghilterra. E per quanto riguarda il ciclismo, loro hanno fatto delle selezioni nelle scuole anni prima per trovare dei talenti che, in funzione, in vista Olimpiadi negli anni successivi, avrebbero poi potuto ambire delle medaglie. Quindi sì, organizzare degli eventi di massa, però tu devi arrivare preparato con qualcuno che riesca poi a portare a casa qualche risultato, perché non è che se tu organizzi le Olimpiadi fra 4 anni e non c'hai nessuno con cui puntare fai bella figura, no, rischi di fare tra l'altro una pessima figura. Invece tu devi prima investire sui giovani, investire sui talenti, avere le strutture, dopodiché ben venga anche organizzare delle manifestazioni nella propria nazione e andare a fare bella figura,
però la cosa importante è investire. Ora l'Inghilterra, l'Australia, adesso la Slovenia, vanno tutti a cercare i talenti. Hai parlato della pista. Noi da quando abbiamo investito su Montichiari, che adesso purtroppo ha sempre questa situazione che non sai mai se apre, se chiude, i problemi vari con le varie vicissitudini, ma noi abbiamo iniziato ad avere le medaglie da quando siamo riusciti ad avere una pista in legno come ce l'avevano gli australiani, quando abbiamo iniziato ad allenarci come gli australiani, come gli inglesi, perché posso sempre fare il paragone di quando correvo io. Noi abbiamo sempre corso in pista, cioè anche la mia generazione, io correvo in pista. Andavi alle gare e pensavi di correre con gente che arrivava da un altro pianeta, perché ti passavano sopra da tutte le parti, tu non capivi manco, in pista giri in tondo e sembrava di stare in una centrifuga, non capivi da che parte arrivavano quell'altre. Ma, e mi sono sempre chiesta, ma queste sono talmente così tanto più forti di noi? Poi, cosa pretendi? Esempio australiani che hanno sempre vinto tutto e di più. Loro stavano tutto l'anno a investire sul settore pista. Avevano delle atlete che facevano esclusivamente pista. Noi andavamo a fare i campionati europei, campionati del mondo, con un ritiro ad Almine la settimana prima. Non ti puoi inventare nulla. Cioè, non puoi mettere delle ragazze o dei ragazzi in ritiro, sì, una settimana, a fare 3 allenamenti al giorno quando sono abituati a farne uno, cercando di tirare fuori l'impossibile. Andrai alle gare e prendi schiaffi, c'è poco da fare. Nei quartetti abbiamo fatto figuracce per anni e anni e tutti dicevano non c'è materiale a livello umano. No, non c'erano piste, non c'era cultura, non c'era l'allenamento adeguato per andare a fare certi tipi di manifestazioni. E questo si collega sempre al fatto di creare anche eventi. Tu puoi creare l'evento, ma se non c'è una preparazione dietro e non puoi farci nulla, cioè, non puoi, c'è poco da fare, non puoi nulla. Investire solo sull'evento, devi investire su tutta la catena, insomma. Ma sì. È un problema che c'è in molti settori, che si guarda la soluzione come un unico anello, in realtà no, tutte le cose sono decisamente più complesse e bisogna guardare all'insieme, però non è così triviale. È completamente differente, ma il bello di questa intervista è che è un po' random alla fine. Salta un po'. Così non si annoia nessuno. Mi chiedevo se tu conosci qualche parte del territorio italiano che non è mai stata utilizzata per un evento legato al ciclismo, che secondo te avrebbe senso promuovere proprio attraverso il ciclismo? In generale tutto il sud, secondo me, sarebbe un territorio poco esplorato, se non quando c'è il Giro d'Italia uomini, il Giro d'Italia femminile, che allora con una serie di tappe si riesce anche ad andare a toccare quelle zone lì. Le gare di un giorno, perché no, organizzarle in quei posti lì, di salite ce ne sono una marea anche lì, di sali scendi, ci sono le pianure, ci sono nomi stupendi, quindi io sfrutterei tutta l'Italia, tutto il suolo italiano, che è bellissimo, variegato, e questo aiuterebbe anche poi a incentivare i giovani ad avvicinarsi a questo sport, solo così, solo portandoglielo verso casa, vicino casa, sotto casa, poi i ragazzi si innamorano dello sport. Per tutti i nostri amici del Fantagiro 1.0 è chiarissimo, però per i nuovi amici del Fantagiro 2.0 il mio grande sogno è quello di disegnare il Giro d'Italia, niente da fare, ricerca, aerei, tutto il resto è secondario. A me piacerebbe disegnare il Giro d'Italia. E quindi quando vado da qualche parte, vedo una salita, vedo un posto carino, lo scrivo su un quadernetto e scrivo sarebbe bello far passare il Giro d'Italia. Hai un qualche cosa di simile anche tu per caso? Noi corridori abbiamo il paraocchi, noi ci portano lì, ci dicono fate questa strada, facciamo quella, e noi d'altro non sappiamo. Quindi al di là delle zone dove mi alleno,
dove sono cresciuta, che però non saprei dirvi altro, purtroppo. Il tuo mestiere adesso però è cambiato radicalmente, perché devi fare esattamente l'opposto. Cioè, adesso faccio meno fatica. Devi raccontare tutto il contorno. Si fa meno fatica fisica, però c'è da dire che comunque fatico molto, perché ci tengo molto al prodotto. Ci tengo molto, non a fare bella figura, però a dare la giusta dignità alle gare. E io sono partita col femminile, arrivo da quel mondo lì, e anche lì, negli anni che correvo io, tante volte facevano fatica a riconoscerci, era più un parlare in generale, era poco conosciuto il mondo femminile. E dal momento che ho avuto l'opportunità di raccontarlo, mi sono detta: ok, voglio dare di più a questo mondo che mi ha dato tanto, ora voglio provare in qualche modo ad aiutare le mie ex colleghe. Quindi il mio obiettivo principale è quello di farle conoscere, di raccontare qualcosa in più di loro e di far conoscere il mondo femminile, che tante volte per la maggior parte delle persone è qualcosa di astratto che non sarà mai visto prima. Adesso i social aiutano molto, però ecco, quello che voglio fare io col ciclismo femminile soprattutto è riuscire a raccontarlo in maniera dignitosa, perché le ragazze fanno un lavoro molto difficile. Se faceva prima, ai miei tempi, si fa ora, fanno delle azioni grandiose, al pari degli uomini. Non mi piace fare il paragone, perché voglio che comunque siano distinte le due, il maschile e il femminile, però stiamo parlando sempre di sport, e mi piace di parlare di ciclismo professionistico, anche quando non veniva chiamato professionistico. Le ragazze sono molto attente e particolari, sono professioniste, e da parte mia voglio essere professionista, professionale, studiare e raccontare al meglio le azioni che riescono a fare, perché solo così, anche quello è un modo per far appassionare le persone che ascoltano. Ho avuto difficoltà all'inizio, perché non era semplice per nulla, perché non pensavo, ma avendo corso in bici pensavo fosse tutto molto semplice e automatico venire a parlare di un'azione che succede in corsa, conoscendo le ragazze, conoscendo le dinamiche. Invece ai primi tempi, caspita, mi trovavo un attimo come un pesce fuor d'acqua, che non riuscivo neanche a stare dietro alle azioni delle ragazze con la parola o con la dialettica. Quindi i primi periodi per me è stato abbastanza complicato. Adesso, un po' alla volta, come nel ciclismo, più allenamento faccio, più miglioro, e spero di riuscire adesso a dare qualcosa, insomma, qualcosa di importante per le ragazze. A me interessa più quello. Tra l'altro, le ragazze le conosci tutte, perché in qualche modo ci hai anche corso assieme con molte di loro. Come vivono il fatto che sei dall'altra parte della barricata? Ti devo dire, con tante ho corso, ma adesso è arrivata una generazione che io, cioè, le ho viste arrivare, ma non ci ho mai corso insieme, perché adesso parlo del, che ne so, la Elisa Balsamo, la Consogni, Paternoster. Quando correvo io, loro erano allieve, erano juniores, erano veramente piccoline, e, anzi erano proprio allieve, e forse anche esordienti. Quindi non sapevo nemmeno, insomma, che di loro. La Guazzini era l'asilo, probabilmente. Insomma, io ho 31 anni, penso un po', abbiamo 10 anni di differenza. Quindi sì, capite bene che adesso loro, per esempio, con le ragazze con cui ho corso, per esempio c'è Maria Giulia Confalonieri, la Cecchini, la Fidanza, ce ne sono diverse, la Ratto, Guarischi, sono tante ancora in gruppo, no? Tra l'altro, la Guarischi, la generazione nuova, quelle lì, allora so tante cose di loro, so anche, che ne so, cose legate alla vita quotidiana, perché magari ci sono state in camera insieme, siamo state in gruppo insieme. Con le ragazze giovani invece devo fare un lavoro un po' diverso, perché imparo a conoscerle sul campo,
Quando sono lì riesco anche a scambiare due parole, anche loro non ti conoscono, quindi devono un attimo capirti, darti fiducia. Quindi è diverso poi anche il rapporto che ho con le diverse ragazze, perché, che ne so, con la Guarischi posso dire ehi, che hai fatto ieri? Sei più amichevole, no? Le giovani ti vedono già con un'ottica da giornalista, quindi ti fanno tipo l'intervista. È diverso, è diverso, però anche E io le sto conoscendo pian piano. È bello anche questo aspetto qui. abbiamo contattato proprio la Guarischi, che a parte aver speso belle parole, ci ha detto che avete fatto qualche ritiro in gioventù a bei tempi, dice. A Sì. Livigno i ritiri più belli di sempre. Sì, posso confermare. Però non ci ha svelato di più, ha detto, ah, non posso dirvi di più. Adesso la domanda è se tu No, puoi dire di più o no. Non si può dire. ci siamo. Sono stati anni veramente, come ha detto lei, bei tempi, perché anche questo fa parte del cambiamento, no? Adesso è tutto molto professionale, tutto molto, sono tutti molto fissati ora, no? Gli anni nostri, io sono stata in squadra con Barbara, sono stata in squadra con Giorgia. Noi andavamo alle gare, era più come andare alle gare degli esordienti allievi, tante volte i ritiri erano uguali, un po' più meno organizzate, quindi un po' più così alla Garibaldina. Ed è vero che in quel modo lì, non so, fissi meglio le esperienze, non so come dire. Adesso poi siamo tutti molto fissati col cellulare, finiamo l'allenamento e siamo tutti davanti al telefono, questo è un problema che sento parlarne molto, no? Non c'è più contatto umano, l'amicizia si creano di meno, si creano ma hanno meno importanza forse, no? E in quegli anni lì ci siamo divertite perché, che ne so, ci si preparava da mangiare insieme perché stavamo in appartamento, non stavamo negli hotel, si scappava a fare anche qualche aperitivo come lo fanno adesso, però si sono create delle belle amicizie, erano dei bei tempi, ci siamo divertite. Quelle sì, quelle Si vede dal tuo stile, a parte che sei molto apprezzata, ma si vede dal tuo stile di commento che ti piace proprio commentare gli arrivi in salita. prendete in giro, vero? Guarda, gli arrivi in salita sono come quando io correvo e dovevo arrivare in salita, non arrivava mai l'arrivo, cioè stessa identica cosa. Soffrivo in corsa e soffro pure adesso, perché sarà che veramente anch'io non ero donna da salite, e comunque cioè, è diverso commentare un arrivo in salita, va tutto molto più lento, le dinamiche accadono molto più lentamente, quindi è più complicato. La volata può succedere di tutto, cambiano le posizioni in gruppo, ci sono 50 ragazze a giocarsi la corsa piuttosto che 3, 4, 5 che stanno lì per mezz'ora e tu devi stare lì comunque a parlare, continuare a parlare e devi comunque mantenere alta l'attenzione, no? Di chi ti ascolta. Quindi gli arrivi in salita li patisco da atleta e li patisco anche adesso, quindi avete colto molto bene. Abbiamo avuto una soffiata da Stefano. Era un insider. Il mondo è piccolo. È una domanda che ti avranno fatto in 150.000, però come raffini la tua capacità di fare la commentatrice? Prendi tappe vecchie e provi a commentarle? Perché quello che trovo io straordinario dei buoni commentatori è che sono gli unici che sono capaci di prevedere il futuro. È un po' come nello sci, ce ne sono solo due o tre commentatori di gara di sci che riescono a dire se all'intermedio l'atleta è più veloce o più lento di quello prima. E quindi per me è una grandote, non saprei neanche come potermi allenare. Tu come fai? Se io devo andare a commentare, per esempio, il trofeo Binda, vado a vedermi le registrazioni degli anni precedenti per ricordarmi come è andato il trofeo Binda delle annate
delle annate appunto precedenti, questo proprio per rinfrescare la memoria. Poi la mia preparazione è mirata magari alla corsa, che ne so, guardando gli albi d'oro, andando a guardare cosa è successo nelle gare precedenti alle singole atlete, quelle che possono essere più interessanti per quel tipo di gara, ecco. Poi non è che prevediamo il futuro, noi che commentiamo, semplicemente, per esempio, io che faccio la parte tecnica, comunque sono un ex atleta e bene o male so chi può arrivare in una determinata gara. E il giornalista che sta accanto a me invece ha una tale esperienza che ormai anche loro capiscono benissimo le dinamiche di gara e un po' sanno prevederle. Dopo nulla è scritto, quindi tutto può accadere in corsa, tutto può stravolgersi in un attimo, però la preparazione serve molto sicuramente. Anch'io ho cambiato molto nel corso degli anni sul modo di prepararmi. Se prima facevo delle semplici schede che riguardavano le singole atlete, scrivendomi dove erano nate, cosa avevano fatto durante l'anno, adesso magari vado a vedere. E questo me l'ha insegnato sia Francesco Pancani, ma anche Stefano Rizzato, mi hanno insegnato ad andare a vedere anche un po' la storia delle corse, gli albi d'oro, che sono sempre importanti, e insomma andare a vedere anche i cenni storici, e quello può sicuramente dare dei maggiori dettagli in cronaca, aggiungere nozioni che insomma. Studi anche il percorso in Come? dettaglio? Studi anche in dettaglio il percorso? Studio il percorso molto meglio adesso che da atleta. Mi sono resa conto che a fare questo lavoro qui sono più attenta ai dettagli di quanto non lo fossi quando correvo. Per esempio, le gare del Nord, il Fiandre, dove studiare il percorso è importantissimo ed è fondamentale. Quando correvo, semplicemente andavo lì, mi scrivevo a tot chilometro c'è una cotta, a tot chilometro c'è il pavé. E me lo scrivevo su un fogliettino, poi in gara leggevo, sapevo che arrivavo al 50° chilometro, c'era il pavé. Adesso che devo commentarlo, mi vado anche a leggere che tipo di pietre ci sono, vado a leggere dove inizia, dove finisce, in modo più preciso, cosa è successo lì l'anno prima, dove è attaccato, non so, Cancellara nel 2000. Quando ha vinto, per esempio, cioè, sono molto più attenta ai dettagli adesso e chi lo fa da atleta, secondo me, fa la differenza, perché lo studio del percorso è fondamentale e va fatto in modo dettagliato, molto dettagliato. E ora che commento è fondamentale farlo, perché comunque devi spiegarlo a chi ti ascolta a casa e tante volte devi spiegarglielo anche in anticipo, prima che i corridori ci arrivino. Devi dirgli fra 10 km inizia quel tratto lì. Con tot pendenza, con pavé, non pavé, eccetera. Quindi il percorso è fondamentale. È un po' come il direttore sportivo della squadra, alla fine, anche il direttore sportivo immagino abbia lo stesso obiettivo. Beh, sì, ti dirò di più. Ora, tra i professionisti soprattutto, e lo fanno anche nelle donne ora, perché come vi ho detto all'inizio, sono arrivate le squadre maschili a investire nel femminile e hanno portato praticamente gli stessi materiali alle donne. E chi ha la fortuna di averlo anche nelle donne, chi studia i percorsi per loro. Esempio, sempre rimanendo nel mondo femminile, al Giro d'Italia c'era Giorgia Bronzini alla Hall che vedevo era impegnatissima col suo computer, Sì, lei che ha ce l'ho sempre odiato i detto, ce l'ho computer. detto. Ah sì, ci ha detto che E odia la ecco che tecnologia. aveva i fumi intorno alla sua testa e dicevo: Gio, ma cosa stai facendo? Mi fa lascia perdere, lascia perdere. Dovevo organizzare tutto, al di là delle trasferte per i giorni dopo, tot partenza dall'hotel, arrivo alle, ma poi è arrivato un suo collega e parlavano dei 20, perché era il giorno dopo avrebbero avuto la crono a squadre che hanno tra l'altro vinto. E dovevano studiare da dove arrivavano i venti. Quando gira la curva lì, il vento sarà a tot. Quindi ora,
chi ha la fortuna di avere direttori sportivi e squadre così attrezzate, se lo fanno e tante volte te lo trovi pronto. Nei professionisti uomini è lo stesso, ti mettono in pullman il giorno prima, la sera prima o la mattina stessa, fanno il PowerPoint e ti spiegano lì è così, lì è cos'ha, e loro seguono. Cioè, c'è chi non studia, c'è chi è fortunato perché ha il direttore o chi sia che gli fa trovare il compitino fatto. Se poi c'è il corridore più pignolo, quello che invece è come chi va a scuola, insomma, chi vuole, cioè chi vuole copiare e chi vuole invece arrivare preparato, e se le studia prima, guarda bene le salite, studia e lo sa in anticipo. Comunque Giorgio l'avevamo intervistata e ci aveva raccontato proprio questa cosa qui, del fatto che doveva preparare tutte le informazioni sulle tappe. Era... Ma io ho anche chiesto a Giorgio, le ho detto, Gio, ma tu avresti voluto correre in questi tempi con le tecnologie, con il power meter, con tutte... E lei mi ha detto no. Io sì. Così, io ho corso... Io, per esempio, personalmente avrei tanto desiderato correre con la metodologia che c'è adesso. Io ho patito molto, per esempio, la modalità che avevamo noi nel passato, un po' perché arrivo dal mondo maschile, avendo avuto il papà sempre che ha sempre gravitato nel mondo maschile, quindi ho sempre avuto quell'esempio lì. Quindi un po' davo di matto a vedere tutto un po'... fatto un po' a caso, ecco. Sì. Giorgio invece stava bene in quella maniera, sì. Lì, se lei mi diceva appunto, se avessi dovuto mandare i file tutti i giorni degli allenamenti, dover guardare le mail ogni 3 secondi per vedere se c'era un aggiornamento, io sarei diventata matta, no? Quello è obiettivo, sì. Da persona a persona, da atleta a atleta. Ci ha detto che si è accorta di avere il potenziometro a fine stagione, cioè il potenziometro sulla bici da gara. Lei sapeva di avercelo sulla bici di allenamento, ma in gara, poi è arrivata a fine della gara, va dalle colleghe e fa: oh, c'è sto numero che viene fuori sul ciclo computer, che cacchio è? No, fa, ma lei è il suo potenziometro. Sì, sì. Lei era una di quelle fortunate che, tra l'altro, facendo parte della nazionale su pista, ha sempre avuto il potenziometro. Però era talmente un talento che nasce una volta ogni 10 anni che lei non c'aveva bisogno di tutte queste cose qua. Lei andavamo in allenamento assieme, ci è capitato più volte, andava pianissimo, dicevo, Gio, ma così piano andiamo? Sì, sì, va bene così, va bene così. Lei era di quelle che ha la saga, che non serve che lo mandi fuori 8 ore a 60 all'ora, non ha senso. Cioè, loro con poco vanno forte, cioè... Era la sua fortuna. Un fenomeno. Sì. Volevo passare al 2020 e volevo avere un momento così un po' meno serio, se vuoi. Ah, perché fino adesso era seria? Sì, ho fatto delle domande serie, diciamo, è calato un po' di serietà su questa intervista. Io mi ripropongo di riportarla su temi più facetti. Volevo un po' capire qual era stata la tua gara preferita del 2020. La mia è stato il mondiale di Imola, o perché l'ho commentato, era il mio primo mondiale, quindi poi è stata una bellissima corsa, quindi il mondiale di Imola. Poi tra le gare più belle dell'anno le strade bianche, che non ho commentato, però è sempre una gara spettacolare, che ha il suo fascino. Tra le ragazze, quale ragazza ti è piaciuta di più in questo 2020? Ti è quale piaciuta ragazza? Di più in questo 2020? Beh, rimanendo in Italia, Elisa Longoborghini, senza dubbio, nonostante l'annata strana, particolare, lei ha fatto veramente una stagione fantastica, diciamo. E tutte le gare a cui ho partecipato c'era presente e è sempre stata... Ha fatto i fuochi d'artificio, direi. Esatto. Poi a livello straniero, che vuol dire, la Van Vleuten è sempre la solita che fa miracoli, perché se pensiamo alla storia del polso che si è rotta al giro rosa, che stava per andare a vincere, si è ripresentata una settimana dopo al mondiale e guardate cosa ha fatto, quindi cosa le vuol dire?
fortissima. Io ho goduto davvero moltissimo con il GP di Plouay e poi ci hanno fatto gli europei subito dopo. Sì, sì. Tu credi che quello che ci ha costretto a fare il 2020, accorpare eventi o non so, c'è qualche insegnamento che tu credi che quest'anno un po' così balordo ci possa dare? È che bisogna sempre essere pronti, prima cosa. Che vanno prese sempre le occasioni che arrivano, che non bisogna perdere tempo, perché vedi, uno magari dice ma sì, con calma si farà, non si farà, si può stare tranquilli, no. Nella vita bisogna prendere le occasioni immediatamente, quindi, perché ho imparato che anche nei 3 mesi dove sono state in lockdown qualcuno poteva sguazzare e dire ma sì, tranquilli, quando riprenderemo con le gare riprenderemo ad allenarci, tanto qualcuno era comunque pagato e potevano starsene in divano, non se ne accorgeva nessuno. Invece molti, moltissimi, perché poi abbiamo visto che quando hanno riaperto le gare tutti erano pronti, si sono comunque fatti il mazzo e tantissimi hanno saputo raccogliere e prendere le occasioni come sono arrivate, quindi nella vita bisogna essere sempre pronti e sono felice di aver visto che tanti corridori lo sono stati. Avevo il timore che qualcuno invece ci giocasse su questa cosa, invece veramente sono stati tutti molto ragazzi e ragazze molto professionali e bravi. Finito il lockdown, avrei pensato di vedere tra i vincitori delle gare più importanti del mondiale o dei giri, avrei immaginato qualche meteora, nel senso che in questa confusione avrei immaginato che potessero venire fuori delle persone, come dire, un po' meno quotate, ma visto che tutti gli altri partivano forse da un pochettino più sotto, avrebbero avuto delle possibilità. Non è stato affatto così, le gare le hanno vinte quasi tutte più celebrati alla fine. Alla fine, ragazzi, cavalli rimangono sempre cavalli e nei momenti di difficoltà vedi venire fuori sempre i più forti, c'è poco da fare. Poi abbiamo visto tanti giovani uscire comunque, ma perché anche lì il discorso che un giovane su quel che è accaduto quest'anno con 3 mesi di stop forzato, un giovane sicuramente ha patito meno rispetto a uno più esperto di 30 anni, 35, che invece ha bisogno di gare per aumentare insomma la forma, quindi voglio dire, alla fine sono sempre i forti che vanno forte, cioè è difficile trovare l'esploit di qualcuno sconosciuto. C'è qua stato qualche giovane, però alla fine gira e rigira, sì, sempre gli stessi, anche nelle donne. Tu segui il settore giovanile quando hai tempo? E seconda domanda, se sì, c'è qualche ragazzo o ragazza che ti sembra essere particolarmente promettente? Da quest'anno ho iniziato a seguire il mondo dilettantistico perché ho commentato il Giro d'Italia Under 23. E prima di arrivare alla corsa ho dovuto studiare il movimento e mi sono accorta che ci sono davvero, davvero dei bei corridori e mi sono anche accorta che dovremmo seguire i giovani con più attenzione d'ora in poi, perché di fatto abbiamo visto che questi passano tutti poi professionisti e da lì a pochi anni, se non subito, diventano protagonisti. Quindi se andiamo a seguire il mondo dilettantistico di un certo livello, riusciremo già a capire cosa succederà negli anni successivi. Quindi penso che d'ora in poi, da quest'anno in poi, insomma, seguirò con più attenzione il mondo dilettantistico proprio per questo. Nelle donne invece è diverso, perché la categoria dilettantistica non c'è, dovremmo seguire più il mondo delle juniores, le seguo in parte e di fatto sono quelle che fanno un po' parte della pista, che poi raccolgono anche i risultati migliori su strada e loro poi passano direttamente nella categoria elite, quindi è diverso, basta seguire le juniores per capire poi insomma se qualcuno ha il talento per poi emergere tra le elite, ecco. Però penso che per quanto riguarda gli uomini
Ora molti hanno capito che insomma bisogna andare a guardare e investire molto sui ragazzi, sugli under 23, perché poi da lì verranno fuori veramente le stelline future del professionismo. Nell'intervista con Giorgia ci aveva colpito molto il fatto che lei avesse detto che non si sarebbe sentita di avere la responsabilità di allenare degli juniores, delle persone più giovani, perché è veramente un periodo molto balordo, diciamo così, molto difficile sul piano personale e poi anche sul loro diventare atleta. Tu te la sentiresti di fare l'allenatrice a quel livello? Se mi parli sempre del femminile, è vero quello che dice Giorgio, nel senso che una ragazza juniores ha 17-18 anni, quindi stai diventando una ragazza che sta diventando una donna, una ragazza che ha tanti cambiamenti già nel corso della vita normale, al di fuori del ciclismo. Se poi sono abbinate appunto allo sport che pratica, diventa molto più complicato seguire e gestire una ragazza anche a livello psicologico. Poi appunto per quanto riguarda le ragazze che non hanno una categoria under 23, oltre ad essere allenatori e insegnare il mestiere della ciclista, veramente devi supportarle a livello psicologico. Ho conosciuto ragazze molto forti, juniores, che non sapevano cosa avrebbero fatto da grandi, cosa avrebbero fatto da lì a un anno, se passare tra l'elite, ma io ce la farò, non ce la farò, ma c'ho la scuola, c'ho gli amici, c'ho il fidanzato, e le crisi con le famiglie. È un'età importante per una ragazza, anche per un ragazzo, però per una femminuccia quell'età lì è molto particolare e impegnativa, quindi non lo so se farei la direttrice sportiva, sinceramente. Forse con i bambini sicuramente sì, con i bambini mi piacerebbe, con i giovanissimi intendo dire, con le più grandine non lo so, che poi anche lì nella categoria juniores inizia a diventare una categoria molto specializzata, anche lì ci sono diverse tipologie di atlete, ci sono quelle lì che lo fanno ancora per gioco e quelle lì che lo fanno seriamente, che lo fanno già come un lavoro, che quindi sono preparate da preparatori. Anche lì la categoria juniores al femminile è una categoria molto complicata e variegata anche da questo punto di vista. Sapresti dirci una tappa, una gara del passato che ti ha particolarmente entusiasmato, che hai visto alla televisione e o come spettatrice? La gara più entusiasmante per me rimane sempre il Fiandre, sia corso che da guardare in televisione, cioè una delle gare più spettacolari che ci siano. E siccome ho avuto anche l'opportunità di farlo, cioè io del Fiandre mi ricordo la pelle d'oca. Quello è una sensazione che non dimenticherò mai. Quindi se dovessi dirti una gara è quella. Allora cercheremo di vederci all'arrivo nel 2021. Speriamo, vorrebbe dire che, che possiamo di nuovo muoverci liberamente davvero in giro. Possiamo concludere con un piccolo giochino che ci siamo inventati. A parte cercare di iniziare l'intervista con un tuo momento personale, guarda che strana la sorte, perché le altre 10 interviste le abbiamo fatte iniziare tutte con una tappa e un commento alla tappa. Te che saresti stata l'unica titolata per farlo, e sei capitata in un momento in cui abbiamo rotto il giochino e non facciamo più questa cosa qui. Quindi abbiamo pensato di chiudere con una specie di test di Rorschach, se così si dice. Hai presente quel test delle macchie? Però vogliamo contestualizzarlo un pochino al tema che trattiamo. Quindi adesso io ti condividerò il mio schermo e quando compare l'immagine tu ci dici cosa vedi in questa immagine, va bene? Cos'è la prima cosa che ti viene in mente quando vedi? Guardando la montagna, sì. Livigno, la Guarischi. L'acqua di Livigno, eccolo lì, no? La polenta lì in fondo, nel giorno di riposo. Ti ringraziamo davvero moltissimo. E siccome nelle ultime 10 interviste, cioè tutte, non abbiamo mai detto iscrivetevi al canale perché siamo degli orsi,
ma abbiamo notato che ovviamente il 99.5% del traffico è fatto da persone non iscritte al canale, e quindi cosa gli diciamo? Raga, com'è che si chiama? Fanta? Fantagiro, ma non importa, possiamo chiamarlo anche quello che vuoi da domani. Non... Tagliato. Sì, sì, no, quello lasciamo, penso lo lasceremo. Ciao, rifare. Ragazzi, iscrivetevi alla pagina... No, al canale YouTube. Al canale. Guarda quanto preparati siamo. Fantagiro. No, quanto preparati siamo. Va bene, e comunque va bene perché nel nostro stile fatto male ma con passione. Noi sicuramente da queste interviste prendiamo molto di più di quello che riusciamo a dare, siamo sempre arricchiti ogni volta. Siamo investiti da una quantità di passione sorprendente, che è una delle cose che volevo dire prima quando abbiamo citato gli stipendi nulli o il fatto, perché la gran parte delle ragazze che abbiamo contattato ci ha detto sì, con entusiasmo, e poi l'entusiasmo che hanno lo mettono in quello che fanno e si vede, cioè è evidente. Guarda, io posso dirmi una cosa, che nel mondo femminile rispetto al mondo maschile le ragazze sono mosse da vera passione, se vede. L'uomo si muove tanto per i soldi, tante ragazze non lo fanno con l'obiettivo guadagnerò mezzo milione l'anno o il milione, le ragazze lo fanno perché hanno vera passione. Dopo è anche per quello che tante smettono presto, perché dopo bisogna vedere anche smettono a 25-26 anni, e non è prestissimo, e guadagnare no. Devi avere comunque una famiglia alle spalle che ha la stessa passione, che ti capisce, perché sennò difficilmente riesci a farlo. Però non, la prima cosa che avvicina una ragazza non sono i soldi al ciclismo, perché se dovessimo guardare quelli sarebbe meglio chiudere tutto, perché come ho detto prima hanno iniziato adesso a guadagnare qualche soldino nelle gare, nelle squadre World Tour, e solo alcune ragazze, quelle che vanno più forte, e non sono tantissime. Grazie per la chiacchierata. Buonasera anche a voi. Grazie a te. Grazie, ciao. Grazie mille ancora. Ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao.